E viva Anime di time Benvenuti all'Anime di time Siete con noi, siete con noi! A parlare di cartoni animati! Con già Con Paolo solo, perché Italeggia io sono affanculo! E siamo in live! Ciao, ciao ragazzi! Scusate se ieri io e Paolo siamo stati assenti, ma come avrete potuto vedere... Hanno catturato Matteo Messina Denaro E voi come sapete molto bene Paolo lavora in un ospedale Che guarda caso <ride> Era proprio quello dove hanno ricoverato Matteo Messina Denaro E Paolo è stato, è stato il primo a riconoscerlo Allora Quindi, ieri, io e Paolo siamo andati alla polizia A prendere il riconoscimento Io non ci trovo un cazzo Però ho detto vabbè vengo con te Facciamo la celebrazione insieme Dopo siamo andati a puttane Abbiamo bevuto abbiamo... <ride> Poi siamo, siamo andati salutati. a puttane sì, sì, le puttane di Matteo Messina di Naro, quelle che gestiva lui, perché adesso Paolo ha <ride> preso tutto il in mano, bisogna prima eh. riconoscerlo, ma si è messo d'accordo con i suoi sottoposti per incastrarlo e quindi si è preso tutto quanto Paolo e adesso ieri abbiamo celebrato. Oh, va bene Italo, no, non so di, di che cosa tu stia parlando, ma facciamo... Dai, no, certo, certo che non lo sai, mica lo puoi dire pubblicamente. <ride> sì, come, come tutti i compaesani del buon Messina Denaro. Eh, ma non, nessuno sapeva che lui abitava... Di nuovo qua. lì Ma eh, eh, quello si chiamava Mattia Buonafede. Io che ne sapevo? No, And And Andrea, di scrivere qualcosa Mattia. per questi 20 mesi. Andrea Buonafede. Eh. Andrea, Andrea, And Andrea. Vabbè. però vabbè... Non, è, non ha importanza che... quello, cioè, questo t'ha vissuto chissà quanti anni lì, non... ah. nessuno lo sapeva. Io, vedete, non, uh, non mi stupisco se, um, come dire, nell'effettivo la gente non sapeva chi, chi fosse. Cioè, non è così tanto strano. Sono passati 30 anni dall'ultima è... foto, ci sta che uno lo riconosca. Sì, sì. Per vent'anni uno ti vive lì, nessuno... Sarà... Vabbè, omertà, oh, omertà, oh, un Buon pomeriggio ma... a tutti. Eh, beh, Gigi, ritro... Spero che ti trovino un mafioso a fianco alla casa, perché così poi posso prenderti per il culo. Eh, guarda, volentieri. Se vuoi rendere un grossetto popolare in qualche modo, va bene tutto. Tanto se non sta città non se la caga nessuno, Però, scusami, soltanto quando c'è che... il caldo. Scusami, quello che è in terapia sono io o sei tu? Perché veramente stai ucciso <ride> oggi. No, sì, io, allora io sono... Stai ucciso! Ragazzi, sembra un meme, ma io sono entrato nel trentesimo anno di età e li sto accusando tutti. Cioè, io, stamattina mi sono svegliato e ho il collo e le spalle bloccate completamente. Cioè, sto soffrendo come un cane che faccio un movimento e mi fa male tutto. Cioè, rendiamoci <ride> conto. A me succede già a 28 anni, in realtà mi sì, da quando ne ho 22 S di anni. Aspettalo, tu non sei montato bene sì. come persona. Io fino all'anno scorso ero una persona normale. Ma non... cioè, invece... se persino una persona montata male come me ce la fa comunque ad andare avanti, nonostante tutto. Prendi Beh, infatti... il coraggio per le mani e fallo anche tu, Giaggio. Cioè, ma io Su, cosa animo, che... animo. L'unica cosa che vorrei prendere in questo momento per le mani è il mio collo e stringere molto, molto no! forte. No! <ride> un piacere sessuale, vero? Non per... Certo! No, hai, hai presente, no? Quando, quando dice che quando svieni, no? C'è cioè quella sensazione di asfissia che ti dà un po' alla testa, voglio pure quelle brezza lì. Certo. Paolo la parla c molto spesso nei suoi intercorsi sessuali Comunque, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su e Animati la Time dei Oggi, dei oggi sì, raggiungo Paolo qui. e Italo, tutti e tre presenti Tutti e tre presenti e Per parlare di cartoni animati, come facciamo normalmente yeah! in questo canale Giusto? No Normalmente no. è un parolone Dai, Comunque, grazie a Tom e a Vino per le sub io mille. Io Paolo io grazie grazie mille. Basta parlare di cartoni animati e di che vuoi parlare? Parliamo dei nostri Award Che, che sono sempre collegati a cartone animale Oh sei ah, riuscito a farlo funzionare con... partì, eh. Dai ci hai, hai messo soltanto tutta la, Tutto il pretrasmissione a far funzionare Un comando su no. Nightbot Complimenti. no, no il Nightbot lo sto, ci sto cercando di lavorare Dall'una e mezza Quindi non è tutta il pretrasmissione È una bella ora bella piena Nel capire dove cazzo dovevo mandare i link Per girarli bene sei un po' scarso, Paolo. Lasciatelo dire. Cioè, il no, Nightbot lo so gestire anch'io. No, eh. no, perché il Nightbot deve fare io, che è il mio comando, ma lui che deve comunque mandarlo a, sua, a nostra insaputa. Spesso sì. c'è, c'è tipo la, la spuntina. Il comando. Eh. Sì, sì, c'è il comando, ok, però, però siccome, io non ho mai usato il sì, ma siccome. È... La query non può essere uguale. Ho dovuto capire come, come dovevo tagliare cosa dovevo tagliare. Di volta in volta mi diceva: no, questo non lo puoi tagliare, no, questo non lo puoi tagliare. Va bene, Paolo, che cosa sono questi award di cui ti hai fatto il comando adesso e che allora, il comando in chat di cui Voi tutti, uomini, donne, bambini, bambine, anziani, arrotini. anziane, arrotini. Tutti voi siete chiamati a un plebiscito di votazione per i cartoni del 2022. cazzo chi è preso? Se, se, se avessi parlato di questi awards ieri con lo stesso entusiasmo di Paolo, probabilmente adesso avremmo già tipo tutta la bacca piena di voti. No, Votate! Chiamate un pebniscito, ma, ma che espressione è, sì, è uscito nel 1800? <ride> ma su, ma parla come mangi? Eh, di tanto in tanto ve lo ricorderà la, no, il nostro stream con la pubblicità associata. Ah, l'hai già preparata? Hai si sistemato i colori, sì. Ho sistemato ah, pure i colori, quelli che mi ha detto ovviamente già giù, perché il, il, mio, celestino, il mio Celestino sì. non gli piaceva, ovviamente. Sì. Eh, bello, non mi bello. proprio questo giallo. Eh, cioè... È il giallo dell'Oscar, Italo. <ride> è solo per quello l'abbiamo scelto. Il giallo scel dell'Oscar è, è d'oro. Del 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 coso, del, dell'immagine dell'Oscar Italo, ti pare? Ora volevo anche a campionare il, do, il color oro del, del a me. Sembra comunque troppo chiara rispetto a quello dell'Oscar. Sì, è, è, è quello dell'immagine dell'Oscar che avevamo preso. Sì. Mi sembra più chiaro di quello Va dell'Oscar, è, sì, è più chiaro di quello dell'Oscar. Comunque, <ride> da oggi fino a domenica sera. A mezzanotte 00 avrete la possibilità di votare i migliori cartoni del 2022. Ma le categorie non saranno solo i migliori cartoni del 2022. Bensì cioè, avremo i migliori cartoni, perché è uno dei migliori cartoni. Che... Avremo una... Una... Boci, miglior ovviamente. sorpresa. 2022, Boci. miglior character design. 2022. Boci. Quello proprio non l'ho votato proprio. Ze zero votato in, 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 in Bocci l'ho votato in, tipo in due categorie. Perché non capisci ah, niente di cartoni come al solito? Se non avessi votato il character design, poi. no, il miglior character design di Bocci non l'ho votato, ovviamente. Miglior, miglior colonna sonora Bocci. Quello lo No, votato. in questo eh, caso non mi ricordo avevo io non l'avevo votato. Eh... No, io ci avevo messo Cyberpunk. Ci ho messo Cyberpunk. Io. Ah si, sì, Bocci. Poi Le altre categorie sono miglior scena d'azione, non c'è. Non ce n'è okay, non c'è voci. Non c'è voce. <ride> Bisogna però interpretare eh, perché sì. le scene in cui non potrebbero uh, anche essere intese come scene. Abbiamo, <ride> abbiamo specificato appositamente negli awards per evitare questo problema e questa confusione: che le scene musicali erano considerate come scene non d'azione. C'è proprio la postilla con scritto Bocci lo voti qui. Infatti, <ride> infatti, infatti, non si chiamano più scene di character. Actor. Thing, come le abbiamo sì, chiamate che... Sì, E che non si dovevano comunque sì, chiamare in quel modo Ma Le abbiamo chiamate scene di non azione In cui ci Però, sono scusate, 18 bocce la... Big brain Scusatemi smettetela di prendervi le responsabilità Perché questa cosa l'ha fatta Angelo Guccione Noi <ride> non cerchiamo nulla Assolutamente nulla <ride> Siamo solo dei promotori così per eh, fargli un po' a, Appunto un po per contento. questo, la, appunto per questa sezione della categoria era merda. Perché ci ha pensato Angelo. <ride> no, no po povero Angelo si è trovato a un certo punto con 200 <ride> voti. Poi, non l'aveva no. Poi... previsto. Eh, ne facciamo 170 con quello degli stagionali che non se ne inculla nessuno. Tra quanti ne verranno di voti in questo? Eh. eh. Vabbè, comunque, queste qua sono le categorie, ragazzi. Quindi eh, cioè, su non azione ragazzi veramente <ride> ci sono tipo 18... <ride> ma smetti, non fa la parola, paolo. Eh, eh, non più oggi. Pure... scusate Scusa, ho riso. Eh, ovviamente, eh... ah giusto, miglior opening, mi, mi dimenticavo, e miglior ending anche, tra le varie, le varie cose. Mi raccomando, votate molto bene. Punto esclamativo awards per poter eh, usufruire del link e votare. Ricordatevi di votare, questa è una cosa importante, ma dobbiamo anche ringraziare tutti i nostri partner che hanno in questo caso collaborato con noi per poter fare non solo la giuria, ma anche per poter fare una prima cernita di roba da poter votare. Dai, vediamo se ti ricordi tutti i partner senza andare a controllarli. <ride> Allora, ringraziamo Legge Dottor Commodore, Ada, Mr. Goezamon, Anime Click. Vabbè. Anime Va Click. Dai, altri quattro. Eh, aspetta, aspetta. Anime Click, Arcandice, Xeud, Anime No Limits. Chi cazzo manca? Benzo e Anime Italy Benzo e Anime Italy a cui devo ancora mandare eh, il link perché anime. me lo sono dimenticato come ora in questo momento e eh, complimenti, <ride> Paolo promesso. Ah eh, si sì, è dimenticato vanito a Scaffeccio, ci dico sì, <ride> è brigata eh, la... dagli anime. Sì, è proprio, fondamentale proprio, loro, lo... proprio loro. Comunque, abbiamo cercato Importantissimo. in questo universo parallelo, quindi capite la situazione che si è venuta a creare, di appunto coinvolgere più community di cui abbiamo parlato bene o male, di cui abbiamo in un modo o nell'altro interlacciato uh, dei rapporti, eh, cercando di coinvolgerle il più possibile per avere, non dico un quadro più obiettivo, ma un quadro più vasto di uh, poter scegliere. No, In verità è per avere più gente da smerdare quando guarderemo i risultati. Per quale motivo? Non sappiamo chi li ha messi lì quelle serie. È uguale, a prescindere. In realtà, lo fai, in realtà... Perché noi siamo una minoranza rispetto a tutti gli altri, quindi se non esce voci in tutte le categorie, automaticamente possono scrivere gli altri. Ma già io solo non ho <ride> votato voci. E infatti cioè, ti sto smerdando. Cioè, io solo ho io... Ho votato un pezzo in una categoria, primo. E, e Infatti, ti smerderò dubbi. anche a te, ho <ride> votato? Solo, fine... io, solo io. Ho diritto di parlare in questo canale. Bocci l'ho votato giusto in uh, miglior cartone, mi sembra eh... cioè, capis, il miglior cartone, ma non lo voto in tutte le categorie. Giù, il, il è fatto il è, è che noi, musica. io e Paolo, abbiamo visto più di 10 cartoni l'anno scorso. <ride> Quindi abbiamo idea di poter votare anche altri ah, no, cartoni. Ne, ne ho visti tipo 12, 13. Eh, penso. appunto. Eh, vabbè, ci so, quasi, cioè, tecnicamente l'unico che c'è lì che, che avrei votato e che non ho ancora visto È Mob quindi Che appunto è tipo il miglior cartone dell'anno scorso E tu non lo hai no, visto No è Bocci <ride> Capì. Però comunque ragazzi mh, La cosa importante è che votate per favore Ci sarà un voto popolare Ovviamente un voto della giuria eh, Che in realtà Penso che si stabilirà davvero su Bocci Comunque <ride> Tanta roba di Bocci Ehm però sono molto contento perché da, già dalla prima cernita abbiamo, secondo me, avuto un buon quadro generico delle cose che cioè, meritevo Cioè io letteralmente quando abbiamo, uh, abbiamo fatto Ye uh, Angelo giusto per capire come poter accorpare alcune cose perché Ah sì, eh, quando avete falsato i voti No, non abbiamo falsato i <ride> voti, semplicemente <ride> se tu metti 18 scene dell'episodio 4 magari, diciamo, votiamo l'episodio 4 eh, io, infatti, avevo, Esempio, detto, io, io avevo detto di mettere miglior episodio, <ride> però non sono stato ascoltato. Eh, e comunque, quindi, vabbè. Eh, comunque abbiamo, quando gli Angelo abbiamo cercato di fare una cernita perché magari c'era roba con un solo voto e capire se metterlo o meno, in realtà ci siamo trovati molto in difficoltà proprio perché, sì, ragazzi, Cioè veramente tutta roba estremamente eh, meritevole eh, nell'effettivo, giusto un paio di cosine secondo quello. C'è Knight. Eh sì, giusto, cioè, è... I Am Atomic e, Infatti, io, questa giusto. cosa non, non l'ho capita molto bene Il meritevole I, que... Non sono 23 serie a categoria Mi sembrano un po' troppe cioè, Gli Oscar fanno 5 nomination di solito Eh ma Italo, ma scusa Ma non possiamo non mettere nella classifica Dei migliori cartoni votabili tutti Non tutti e 5 cartoni Scelti come migliori di ogni singola stagione Quindi fare una classifica di almeno 20 Sì, lo puoi fare Lo puoi fare tranquillamente eh. Eh, io sinceramente ne avrei messi tipo i primi dieci Però per avere più varianza Anche per avere modo più di, di poter parlare di tante cose E abbiamo deciso quello Vedremo appunto come si evolverà la, la situazione Basta io ho finito sì, eh, Si evolverà con noi che facciamo una live sugli Gli Di tipo 5 ore perché ci fermeremo a parlare di ogni cazzo di cartone Per ogni cazzo di categoria Infatti, e offendendo quelli che l'hanno votato prossima settimana lunedì, martedì e mercoledì Li passeremo a parlare degli awards di ATT giovedì. giovedì no, perché abbiamo un altro impegno la settimana degli awards Ci, ci ammazziamo, vabbè. Già, no, giovedì che impegni abbiamo? No, no, non è vero, non è, è questo giovedì di impegno. Quindi, ah. lunedì, martedì, mercoledì e giovedì parleremo degli awards. Lunedì poi abbiamo un attimo. Non so più il <ride> pa 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 Paolo. Si è inventato un impegno che non esisteva per, questo, per il prossimo giovedì. Non ti preoccupare, niente. Perché per me il <ride> giovedì, giovedì era 30. Scusatemi, che è lunedì? Scusate. Ma vabbè. Che è lunedì? <ride> ma vabbè. Detto questo detto questo allora, quindi votatemi numerosi, mi raccomando, avete la possibilità di esprimere il vostro parere e farci sapere i vostri gusti che in realtà non ci interessano. Quindi fatelo perché appunto a voi piacerà molto sentirci, commentare e sbraitare su quelli che saranno i risultati. E niente, trovate appunto il link poi ricondiviso a rotazione da Paolo. A ripetizione da Paolo con il comando appunto escrito award. Che così, che praticamente c'è awards. Comunque. Sì. e... Sì. Sì, sarà poi molto bello strapparmi le palle perché ho sempre detto alla community di, fa di non fare una cosa e quella community mi si è rivoltata contro eh, il potere della fama. Lascia vedere: non ho parlato con la psicologa poco fa, il potere della ecco. fama. <ride> Ah, <ride> di quale fama di Se massimo della fame eh, devi eh, parlare, non della è fama. Convinta, è convinta lei che sono famoso. Si convinta. Beh, effettivamente, effettivamente, signore e signori, siamo arrivati, quinti, al sondaggio di popolarità per gli streamer anime e manga degli amici di Xeud. E questa cosa, ragazzi, mi fa incazzare come una faina. Perché ci hanno votato in 700. Dove cazzo siete? Dove cazzo siete? 700 persone che ci hanno votato. Tutte crediche. Non, non le dovresti dire queste cose. Dovrebbero essere riservate, Comunque. Cioè, se ne hanno messo le percentuali non i numeri, un motivo ci sarà. Eh, ovunque, comunque, vabbè. ragazzi, siamo Anche molto ho contenti. So, so sì, siamo contentissimi. Sì. Soprattutto, Soprattutto di sapere. Di essere sotto nella categoria anime e manga a quattro streamer che di anime non parlano. Quindi allora, tecnicamente i primi credo. degli anime. Ma come? Esatto, parlano tutti di anime. Ma chi? Eh, tipo Luca. Caverna di Prato. <ride> quindi, quindi eliminando Luca. la parte manga di cui tanto non frega niente a nessuno, siamo i primi! <ride> E anche tipo l'unici unici assieme ad Arkantos e tia. Anche ti. Cerchi? C'è Arcanto Sono 3 su 10, 3 su 10, è tantissimo. No, ma infatti, io ci sono rimasto molto bene al fatto di essere finito davanti a Kirio, ad Arkantos, a Tia. Proprio no, perché alla fine tutti parlano di più di loro sul web rispetto che di noi. Però poi vai a vedere, abbiamo ricevuto comunque. Decisamente più voti rispetto a loro. Che è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Immagina se ogni tanto i bravissimi ragazzi, le bravissime ragazze che ci seguono costantemente in live andassero a parlare in giro di noi con le altre persone che non ci conoscono. No, strozzi! Ma... Io non parlo di voi! No, perché, perché poi... No, la cosa è divertente, cioè, loro, cioè non, non sembra che non si capisca, no, quanto sia importante il passo alla condivisione. Giusto per... Una piccolissima idea di quanto queste cose possono funzionare. Nonostante siamo arrivati quinti, seconda pagina della slide, quindi insomma poca gente che ti nota, ok, dal post degli amici di Xeud ci sono arrivate tipo 12-13 persone che probabilmente non ci conoscevano e hanno cominciato a seguirci da lì. Che succede? Che quando gente che non ti conosce ti scopre, magari si interessa anche a te. È incredibile, sta cosa, rivoluzionaria, vero? Quindi per favore spammateci, grazie. <ride> <ride> sì, vabbè, ragazzi Comunque, Giorgio, non è che se ti mettono il like si interessano, eh? Io. Se no, già, gi sì. no, invece sì, perché già se cominci a fare quel passaggio, che è, siccome non sei, non sei taggato, deve cercarti il profilo e fare il passaggio e metterti il follow, vuol dire che può essere interessato. No, infatti, ogni nostro boss ha 4800 like. È... Ma vedi, vedi, vedi che non sai analizzare i risultati organici delle cose? Sì, sì vabbè, vabbè. Perché non ti occupi tu dei social e io? perché io non mi dico bugie, sono onesto con me stesso. No, è che non sai, cioè, tu non sai analizzare quelli che sono i risultati che ottieni, perché vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto. Mm. E sai com'è finché devo fare la fame, ah, ho capito. <ride> e è quello mezzo vuoto che conta. Vabbè, niente, sempre, eh, sempre, sempre con questa mentalità distruttiva. Rispondi mm -mm. tu, Paolo. No, va no bene? non, non mi, me ne frega niente a me. Guarda, se l'hai legata al dito, che okay? l'altro giorno l'hanno offeso su... Cos'era? Su Ada, però, non su Commodore Zone. Chiaro quella che... cosa di Trigan. No, ah, vabbè, no. Quella è... Cioè... Allora ah, lo so, l'hanno utilizzato come praticamente Paolo Solazzo come sinonimo di tutto il marcio Paolo, della community. Sa, praticamente. Una persona, una. fa statistica. <ride> a me quella è arriva arrivata. Mica arrivata <ride> ragazzi. A ma guarda, detto di peggio. guarda, guarda, ma ragazzi. A parte che la grafica è incredibile. Scusatemi, eh, scusatemi, ma uh, è appena apparsa il. Bravissimo, uh, il Paolo. Nel... Bravissimo, Paolo, sei è proprio bello, bravo. Bellissimo. Oh, bellina, dai, allora. Pensa, pensa come sarebbe stata Bellina se avesse avuto come sfondo il blu e sopra il giallo con le scritte. Ma non era un blu, era un... Era celestino. pure peggio no, di un blu Paolo. Era Un celestino col giallo, quello di Pompo. <ride> È bello questo... <ride> Vabbè. Cioè, la scritta l'aveva fatta celeste. No, la scritta, scritta era gialla, gialla Pompo. Sfondo su sfondo celestino. No, no, poi te la mando. Io farei no, una... no, eh, capito, cioè, dice... cioè io poi te la mando, io io Italo, io Italo con te mi lamento, ma c'è sempre di peggio, ricordatelo. Allora, <ride> poi te la mando, non era così brutta. Non Vabbè. si poteva vedere. Non no, poteva non era così brutta. A, eh, non era il to A parte che io ho detto, questa intanto è una prova. Poi ditemi i colori. Io, che cazzo ne so di come funzionano i colori. No, non è una cosa. Non sono un artista. Io sono un manovale su queste cose. Tu mi dici, fai questo e io agisco. Sì, sì. Un mestierante, Paolo. Un mestierante. Eh, allora, cioè, visto che stiamo parlando di, di stagionali, su uh, l'alleanza degli anime è apparsa... Stavo parlando, vabbè. È apparsa questo posto <ride> di Dragon. Parlare. Ma perché te rompi il cazzo, porca puttana? Allora, perché eh... per questo mi pagate. No, ah, no. <ride> anche se ti pagassimo non sarebbe per quello, anzi, forse ho fra il tesori. è comparso questo sì, post uh, un po' particolare di sto tizio uh, che diceva: Ah, è uscito il primo episodio, discussione. E tutti a gettare merda su sta CGI. Che attenzione! Anche per me, ancora siamo lontani dall'eccellenza che io pretendo da una CGI. Perché ancora vedo tanti movimenti orizzontali, tanti movimenti poco reali, d'altro canto è bilanciata anche da momenti in realtà che è, ha dei buoni exploit. Questo è per me Trigun episodio 1. Non ho visto il 2 ancora, quindi non ve lo so dire. Comunque tra tutta la discussione compare un tizio, un genio, io lo sarei dire un luminare, un dotto, un lo saggio. Un professionista, grazie Itao tecnicamente per come si è presentato Sei quello che penso io Effettivamente è un professionista Cioè, lui ha detto di esserlo boh. Lui ha detto di esserlo Io i miei dubbi li ho Anch'io dico di essere un calciatore di serie A Però, insomma vabbè. Comunque, molto semplicemente Questo dice Ragazzi Traigan è una merda Perché Traigan ha il suo character design e questo anime ha distrutto la fedeltà di un character design. Io sinceramente Fidatevi di me sono un sole di CGI. Fidate di me sono CGI. un anim... Si gira in stile anime. In precediamo. stile anime. No, stile. Non, 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 tu... vo non vorrei che si fraintendesse. Metti caso che era uno che faceva tipo Pixar. Poi dopo ha raddoppiato. Ha detto sì, le manga anime. Eh, manga ah, anime. stile manga. <ride> ah Manga. Stile manga. Allora sì. Co nel momento in cui ci metti anche manga, automaticamente scala tre gerarchie. Tipo Ovvio. noi col sondaggio che si scende di cinque posizioni, lui invece scala di tre sì. ruoli. Alché? Al che io mi leggo la discussione, una discussione assurda di sto tipo. Io, ovviamente, mm, a un certo punto mi sono rotto il cazzo. Ma mi sono rotto il cazzo quando a un certo punto questo se ne esce, dicendo: Vabbè, ragazzi, voi non capite niente. Traigan è importantissimo. Traigan ha ispirato Bebop. Faccio... Ma in che senso, cioè. E lì ho smattato, lì ho smattato perché non ho capito, cioè non ho letto più quello che ha scritto E ho cominciato a scrivere, immaginatevi di fidarvi di uno che dice che Bebop che... Ora, la cosa bella, è vero che il manga di Traigan è uscito molto prima, quasi un 3-4 annetti prima Però dovete sapere che la prima andata in onda di Traigan corrisponde alla prima di Bebop Proprio letteralmente la stessa stagione sono usciti sì, tipo stagione. aprile, se ricordo bene. E quindi qualcosa mi diceva, ma non è che magari le preproduzioni sono partite quasi contemporaneamente un annetto prima e che quindi anche volontariamente, partendo tra il 96 e il 97, non c'era il tempo di poter vedere cos'era l'altra roba anche questo, questo gli faccio ma che cosa stai dicendo Tut, Tutta e lui fa no ma che tu non sai le date bebop è uscito nel 97 faccio, ma in che senso nel 97 è il, il manga. manga il manga <ride> Hai capito, Già, 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 Già Giù, io, è io un lì, incredibile. io lì non ci ho visto io... più, l'ho cominciato io, a dire che l'ho cominciato a perculare una nottata. L'ho perculato. Io, io, io e poi che... la cosa bella, aspetta, Già, giù, se vedi il cacchio ad il del manga di Cowboy Bebop è completamente diverso da quello della serie. Quindi poi il suo ragionamento se è andato proprio a puttane. Io, io penso che manga abbia scelto tutte le classifiche delle parole che più odio nella mia vita. Insieme ad attacco dei giganti, anche se non ne prova ma sono tre. Vabbè, noi la consideriamo come un unicum uh, a sì, Attack con sì, Titan. Sì. sì, a differenza di mappa che ci fa 3, 4, 5 cur: 26 stagioni, 46 Vabbè. finali. Anche quello, posso dire che avete frantumato i coglioni con 150 episodi della guerra di Naruto. E mo mete il cazzo pure per Attack con Titan. Basta. Adattatevi prego eh. ecco Paolo. Al adattatevi che... nel senso che c'è prima. <ride> Alché okay, io preso dal momento di rabbia non ci ho visto più e questo dal nulla dice sì sì tu parli tanto tanto ma tu non l'hai mai, mai letto Tokono Joken alché okay, io ci faccio scusami ma tu mi citi Ikika perché ti vuoi sentire figo non è che tipo cioè io neanche ho avuto bisogno di, cioè proprio Ikika è uno dei pochi che mi piace tutto di quello che, che ha scritto o fatto in cui ci ha messo mano e quindi io neanche, neanche avevo bisogno di trovo cioè, letteralmente in 5 secondi. Io ho scritto: Ma mi citi Kiki Kachi guarda perché ti devi sentire importante? Vabbè, e... io non ho capito perché. La faccia... Ma manco fosse un manga fondamentale che devi conoscere, no! per forza. Anche no... cioè, okay, io, mano. anche qui impazzisco. Proprio mi butto in una discussione assurda e ci faccio: Ma scusi. Ma perché dovremmo ricordarci ah, di Otoko no Joken quando due anni prima è uscito uh, Tommy, la stella dei Giant? Stella di Ci faccio, ma, ma, ma di che stai parlando? Ah, ma tu non conosci la storia? Infatti, non sai che prima è uscito il manga di. di, eh, di Bebop rispetto all'anime di Bebop. Una discussione assurda. Quando a un certo punto poi gli faccio. Senti, ritorniamo un minuto sulla questione character design. Ma scusami, ma che cos'è questa cosa? Del... E gli faccio un discorso: Secondo me anche abbastanza sensato. Ho visto che Italo Ha messo il like, ho detto, Orange. Ah, e ti sei imparato Hai appena visto Italo ha detto, ha eh, detto, vabbè, ha eh, messo like. Si preme che... intervenire, poi... mm. eh, vabbè, effettivamente. Quando ho visto che Italo ha messo il like, ho detto, vabbè, significa che probabilmente minchiate. Non ne sto dicendo, eh. <ride> 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 che ha bisogno della validazione Paolo no, vabbè, che c'entra io il mio discorso l'avevo già fatto quando Italo ha messo il like però sai com'è vedi là dice vabbè allora è vero giusto ho detto eh, anche Senti, eh, comunque mi fa piacere che prima lo dici e poi dopo ti domandi se effettivamente hai detto giusto quando te lo controlla Italo vabbè che c'entra io nella mia testa per me quella cosa era vera ed effettivamente era giusta io faccio <ride> scusa <ride> Leggiti qualche intervista dello studio Orange che dicono che il loro problema spesso e volentieri è dovuto al fatto che i mestieranti che vanno assumendo sono diciamo così presi dalla vecchia scuola d'animazione tradizionale? Spesso corrono perché vogliono stare al tempo con le, con le produzioni quando magari hanno più tempo. Ho detto, Trigan è effettivamente una produzione che già è partita da molto tempo, quindi avevano tanto tempo e che quindi. Hanno fatto questa Cinque scelta. Cinque anni è eh, eh, di eh, Hanno fatto questa scelta volontariamente. Quello è il loro vash. Quello è cos Questo impazzisce e mi fa: Ma tu non capisci niente. Io, io faccio CGI, anime, anime manga. Fa: ora ti faccio vedere un mio lavoro. Boom, mi manda ragazzi. Aspetta, devo trovare una delle ce cose... ce l'hanno mandata nel gruppo. Se non uh, sbaglio, io, io, io ce l'ho pure. Se una delle cose più terribili. È pubblica che possiamo far vedere. Sì, sì. È una delle cose più terribili della storia fatte in computer grafica. Ma proprio una delle cose più brutte di sempre. Comunque posso dire una cosa, eh. Eh. Paolo. Sì. Complimenti e congratulazioni per aver letto così tanto prima di sclerare perché, no, perché, no, no. perché io appena ho letto il primo messaggio che diceva di tragan questo no fa schifo io lo so perché faccio computer graphics l'anime io ho chiuso no già sì, ma Paolo è stato lì per ore intere ma non solo una cosa Te, veramente tu... Immagina, immagina se Paolo investisse questo tempo per il nostro canale. Immagina. Eccoli qui il bellissimo capolavoro, ragazzi. Guardate, ah! Bel modello, pazzesco. Ah! Ha anche simulato la decadenza del seno femminile. Vedete, è una pausa. Siete cattivi, però. Eh. No, quando ha messo sto no, coso. Sì, io gli ho fatto tipo 18 commenti Di risata Perché scusate <ride> non, non resistito. ho resistito Con tanto di Ma che è sto mostro eh, Una dove facevo tutte le critiche Ho detto ma che so quelle guance La testa che cosa apre Megamind eh, Non ha addome Ha solo torace praticamente Però la luce sui capelli non è male Non è male, non è male. Non è male. Thank <laughs> you. Già, no, Giulio, posso capire che tu dici siete cattivi, però nel momento in cui uno no, no. per tre ore non fa altro che dire io sono un remoto GGI CGI, tu non ci capisci un cazzo, io invece ho studiato, tu non hai studiato. Mentre Paolo gli diceva tutte le sue oh, politiche, gli ha detto oh, per quattro oh, oh. commenti di fila: Oh, io sono stato a due metri da Watanabe, che diceva che non si è ispirato a Trigan, che si è ispirato al cinema, che lui di Manga non ne ha mai letti in vita sua. E tu mi continui a dire sta cosa. E non è cattiveria, è giustizia questa. No, no. Ma io, io sono pienamente d'accordo, cioè nel senso, io sono assolutamente per una volta dalla parte di Paolo, eccetera. Il problema è che, tanto finirà come al solito, che questa clip verrà strappata fuori e passeremo nuovamente per bulli perché tutti non sapranno il contesto, e quindi, no, oh, nivetti time, bulli, culo la gente che posta disegni su Facebook. No. Lì è ipocrisia, perché penso che il definito di tutti andare a buttare merda sui disegni che fanno i quindicenni sui gruppi Facebook. Quindi non penso proprio, cioè, spero che non ci sia quella reazione perché altrimenti. Proprio... Ma tu sai che ci Ormai. sarà, lo sai che ci sarà automaticamente ah, proprio. No, su... eh, qualcuno avrebbe il coraggio <ride> di <ride> dire, dire, dire che sto bullizzando qualcuno perché sto dicendo che questa è una merda. Lo tutti <ride> merda. scusate ragazzi, ma a me sembra l'avete presente quel film tipo per ragazzi? Dove c'era ehm, C'era tutta questa famiglia di fratelli, ma c'era questo altro fratello che era deforme. E praticamente lui aiutava i bambini anche se era visto come quello cattivo. I ma che cazzo ne so, Sei Re Gunniss. <ride> Mi stai dicendo che ti assomiglia a questa un attimo la ragazzi. testa, la, la testa, dico la testa strana. Cioè, quello era tutto bucherellato. Però capire la testa strana ci sta. Aspettate un attimo. Che <ride> Questa è cattiveria seria. Eh? Perché comunque non è a sti livelli. Ahahah. Eh, noi! 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 Ah! <ride> bene, ecco per me è lo stesso livello <ride> bellissimo quel film dove ci stanno quei bambini con i fratelli, e uno è brutto, però è per buono <ride> 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 porca troia. <Paul> <ride> <ride> Ma già, Juder anche l'ha visto i Buddhist, perciò. Ma quindi è bello, Trigan. <ride> o ah, i modelli sì. sono brutti, o il ne... cattivo sì, è e anche tantissimo. A me sta piaciuto veramente tantissimo. Ho visto anche il secondo episodio e. Ah concordo con Paolo nel dire che c'è qualche difettuccio però è qualcosa mm. su cui secondo me si passa tranquillamente sopra perché ormai vedi un livello di espressività e di qualità tale da non poterti più lamentare perché davvero si parla di replicare l'animazione 2D con cui alla fine noi siamo cresciuti perché è proprio disneyana come animazione è un sacco Warner Bros. dei Looney Tunes con quell'espressività gli occhi che escono dalle orbite una certa, una certa nel secondo episodio c'è una scena che mi ha ricordato tantissimo, ad esempio, Ved uh, Riding Hood, uh, quel, uh, quel cortometraggio con il, il lupo che cerca di corteggiare uh, Cappuccetto Rosso per farsi la certa... ci stanno gli occhi del lupo che escono fuori dall'orbita. Nel secondo episodio c'è una scena molto simile a questa, quindi è proprio il recuperare la storia dell'animazione, la matrice che l'ha resa poi grande, all'interno della tecnica del, della computer grafica. Quindi è proprio un voler anche replicare i feeling che ti dà l'animazione 2D, però con una tecnica diversa. E alla fine è quello che abbiamo sempre voluto, in un certo senso, dalla computer grafica giapponese, perché con l'americana ci siamo abituati a tutt'altro tipo di qualità, soprattutto cinematografica. Mm -hmm. Che alla fine, Dreamworks, Pixar, è quella la nostra idea di computer grafica. Eh, invece, in Giappone abbiamo sempre visto l'utilizzo di questa tecnica come un palliativo, come mm -hmm. qualcosa che serviva a sostituire l'assenza dell'animazione tradizionale tra tantissime, arette. Mm -hmm. Ora, invece, stiamo facendo tanti passi in avanti per vedere qualcosa di veramente valido in televisione poi. Perché questa non dico che sia una qualità cinematografica. Ma ci avviciniamo quasi per quello che è il cinema giapponese, poi naturalmente. Eh. Parliamo certo di Pixar, Disney e così via. Quindi, non è cinematografico come Chainsaw Man. No, è più cinematografico il Censo Manni, in realtà. Se proprio vogliamo, no, Comunque, ho visto tutti... 3-4 anime in questa stagione, proprio il primo episodio, che già sono tutti, tutti cinematografici. Non, già non capisco <ride> perché non ci sia lo stesso elogio che c'è al per <ride> Censo Man. Eh, ma perché chi l'ha visto? Comunque, al di là del merito della battuta al di là del meme e della battuta stupida no sono d'accordo fra l'altro secondo me si vede tantissimo questo miglioramento e questo andare verso la direzione giusta nei close up ci sono le parti in cui fai i primi piani sui volti che hanno un'espressività incredibile cioè tipo anche come come Vash tutto cambia le proprie espressioni velocissimamente cioè, sta diventando veramente quella la direzione in cui con la computer grafica bisogna andare e le scene d'azione sono una figata Vero. perché chiaramente avendo la possibilità di giocare con la camera come ti pare piace grazie a tutto l'ambalanane in 3D tu puoi far muovere tutto come, come ti pare piace e sia nel primo episodio che nel secondo episodio ci sono quelle parti e punto in cui magari corrono scappano saltano e balzano che sono divertentissime da vedere nel secondo c'è la parte bellissima dove c'è la, la sparatoria contro Vash e c'è l'inquadratura ferma colui che tipo pirouetta eh, nel corridoio di fronte per schivare tutti i proiettili che è stra divertente da vedere e non dà assolutamente fastidio cioè io dicevo anche ieri ci ho messo magari quei due o tre minuti ad abituarmi al colpo d'occhio, perché comunque è diverso rispetto a guardare un anime normale, no? Con le virgolette. All'inizio un pochino ci devi far l'occhio, però una volta che ti sei abituato, cioè fila veramente liscia, una meraviglia. Ci sono sempre appunto qualche momento di movimento, soprattutto quelli col campo più lungo che ci hanno. Eh, è ancora un po' meccanico. Stiff. Sì, sì, un po' rigido ancora in, rigido, alcuni però. in alcuni momenti, però c'è veramente, se tu guardi tutto nel complesso, secondo me è proprio. Esattamente quella la direzione che deve prendere la, la computer grafica in Giappone. Io, infatti, sono d'accordo su questa cosa, ma come criticavo chi eh, dava della merda a questo, a questo stampede, criticavo invece chi lo esaltava come eccellenza perché, come diciamo, come abbiamo detto tutti, tutti, tutti e tre, è il giusto percorso che deve fare, ma siamo ancora lontani da quello che io almeno personalmente voglio vedere, perché io non voglio il colpo d'occhio che mi fa percepire la pesantezza del modello. Purtroppo, soprattutto in queste scene più lunghe, nelle scene soprattutto di interazione, non d'azione, ma proprio di interazione, a volte si vede il modello che interagisce perché fa dei movimenti magari un po' più particolari e anche forse meno curati probabilmente quindi per me la direzione è giusta ma dobbiamo ancora migliorare per arrivare all'eccellenza per me già questo però è un grandissimo passo avanti ed è molto bello da, da, da vedere Personalmente, eh, poi alla fine lo promuovo proprio per questo, Traigan, perché mh, mi dà la speranza che Orange possa diventare uno studio d'eccellenza di computer grafica, come ce ne sono pochi in Giappone. Alla fine, per me, nella televisione. È già, infatti l'idea che possa essere una serie di eccellenza è giusta se pensiamo allo standard, il problema è che poi lo standard è bassissimo, eh, esatto. non si può considerare un'eccellenza vera e propria, però appunto è un buon futuro, proprio perché sì. tutti i passi che ora hanno già fatto, finora l'hanno portato a questo, e soprattutto io vorrei dire una cosa a chi lo critica, Beastars, Doroedoro, vanno dato tutto questo fastidio? Sono stati così problematici o si è sempre parlato di due grandissime serie in computer grafica che alla fine hanno ricevuto pochissime critiche dal punto di vista grafico? Questa serie è fatta dallo stesso studio, staff differente, uh, concept differenti e quello che vi pare, ma semplicemente perché ci ha attaccato il nome Trigan, allora vi sta dando fastidio questa cosa. Sì. Proviamo a distaccarci un attimo dalla nostalgia, ragazzi, perché veramente ci sta distruggendo come community. Sta ammazzando tutte le possibili discussioni interessanti che possono nascere dalla visione dei cartoni. E su questo Trigan Stampede in realtà ne potrebbero nascere tantissime, perché ad esempio è interessante vedere come sia completamente diverso l'approccio perché c'è lo spirito di traigan è presentissima l'identità di pace degli altri personaggi ma ad esempio l'approccio è molto più riflessivo rispetto alla serie originale dove c'era una linea comica molto più presente e lì per esempio si va a pensare al perché hanno tolto millie per questo motivo perché millie era la linea comica all'interno del traigan originale era quella svampita e scema che faceva nascere tutte le battute Qui è assente proprio perché invece eh, l'altra tipa che è adesso è una giornalista ha uno sguardo molto più calmo e tranquillo rispetto alla sua originale versione dove invece era un tipo irascibile picchiava l'altra e faceva un po' eh, come su comic book come eh, zuccomi, com era su sì, comic book quell'altra era la tsukami eh, del tuo, e qui invece, per quanto abbia un altro compagno, attraverso le sue parole in realtà riflette molto di più. E abbiamo scene in cui, ad esempio, lei, nel momento in cui vede il bicchiere d'acqua eh, sporco. Uh, inizia a pensare alla situazione della città, ragiona mm -hmm. molto di più su Bash. Abbiamo un approccio che in realtà potrebbe far pensare tanto a quello che si vuole raccontare attraverso la storia di Trigan questa volta e soprattutto se poi pensiamo alle parole uh, che ha espresso lo stesso Naito. Eh, l'idea della fedeltà non deve esistere da nessuna parte nel vostro cervello e al di fuori del vostro cervello, perché quello che ha detto Naito, io non voglio il solito trigon, perché la serie originale ha già fatto un ottimo lavoro di trasposizione, per quanto poi la metà sia completamente diversa, e il, uh, farne un altro sarebbe soltanto un bonus, sarebbe soltanto un extra. Io volevo qualcosa di completamente differente e me l'hanno dato. E, e se è contento possibile. lui, non rompete il cazzo voi. Grazie. Es soprattutto è qualcosa di veramente moderno rispetto comunque a quello che era il try, Cioè, come sarebbe percepibile adesso il Trigan vecchio. Perché se ne parlava ne parlavo ieri. E è proprio anche a livello di, di gestione dell'episodio. Se ripenso poi a come erano è gli difficile. episodi dell'altra, cioè, uno che sembrava durare 40 minuti, questi che sono durati la metà rispetto a quello che stavi vedendo. Perché è così veloce, di così rapido qua. e così interessante sia nel movimento che poi in quello che, in quello oh, che sì. dice: Gazzi. Da Vela Sub, eh, che veramente le, due, le puntate, ora sono soltanto due per il momento, ma veramente scorrono è un piacere. E là mi ricordo che quel vecchio Trigan, io devo, cioè, devo vedere una puntata alla volta. Perché mi faccio due coglioni così. È Beh. tanto anni 90 nella narrazione, nel modo di porti i personaggi, nel modo anche di farti vedere, anche a livello proprio fotografico, è tanto anni 90. Cioè, se io dovessi prendere una serie che rappresenta molto bene quel periodo, prenderei quello e poi prenderei Master Mosquito, per intenderci, due cartoni che in un modo o nell'altro rappresentano fedelmente eh, quello che piaceva in quel periodo. E il fatto è proprio quello che molta gente non capisce. Gli anime sono sempre prodotti per essere rivolti al pubblico contemporaneo, almeno di quando vanno in onda, e rappresentano in un modo o nell'altro i gusti la potenzialità di vendita ed è indubbio che il trigger degli anni 90 ora non avrebbe quel potere economico, a parte poi la, la questioni proprio artistiche, scelte, le scelte proprio autoriali quindi il volere qualcosa di nuovo, che attenzione, questo no, l'uno non esclude l'altro, ragazzi, eh? è, è sempre quella la discussione, ma poi molto semplicemente eh, quello stile, l'Anni 90, non funziona più. Non puoi fare episodi che ti durano Proprio a livello di ritmo Quasi il doppio Proprio di percezione quasi il doppio Tu hai bisogno di essere incalzante Hai bisogno di far vedere determinate cose Hai bisogno di creare Un nuovo vascio mm. E per me questa serie Lo sta facendo molto bene Cioè rimanendo comunque fedeli A quello che è lo spirito L'identità eh, personale certo. Intima che gli aveva dato il Bonnito, perché non ci stiamo separando da Trigan. Questo è Trigan, ma raccontato da altre persone, come lo era alla fine della prima serie, perché chi si lamenta di stadiare della fedeltà? Per me, il manga non l'ha letto perché sono due cose completamente diverse, anche nell'inizio, anche nella fedeltà, nel mantenere quello che era l'inizio di Trigan, è comunque completamente diverso a livello estetico, perché il Trigan di Naito è violento, brutale, sporchissimo, pieno di neri, e quello della serie animata era tutto chiaro, bellissimo da vedere, con questa polvere che invadeva il campo visivo erano proprio due identità differenti, però la serie animata l'abbiamo amata perché appunto il manga non lo conoscevamo e continuiamo a farlo ragazzi, continuiamo a farlo, separiamoci da queste idee perché poi si vanno a fare discussioni infinite su una stronzata incredibile come i capelli di Wash cioè, io non riesco a capire il livore, la rabbia che ha preso possesso di tutte queste persone che sono incazzatissime con l'idea che gli hanno appiattito i capelli. Regà, ma Gesù. se vedeste uno in giro con quei capelli oggi, che cazzo fareste? Ah, no, sei fighissimo! Wow! sei poi un incredibile! oppure 3.000 video da mandare a sesso droga che pastorizza per far vedere strodogato, strodogato tossico di merda. No, ma, ma poi Ehi, come, come sei dice? Aspetta, il design... ma già giù. Ti faccio un attimo un esempio, perché forse tu la sai, sta cosa. A Bologna c'è uno che ha i capelli di Vash e che eh, è sempre un cliente sì. abituale di Alessandro. Io l'ho visto molto spesso. L'ho visto quando è stato un paio di mesi fa, si era tolto quei capelli, aveva abbassato i capelli e si era fatto il codino. Perché i tempi vanno avanti, anche perché è rimasto negli anni 90 E questo veramente cioè, aveva i capelli sparati, biondi, ossigenati come Vash per anni. Ho visto così io, tipo, eh, dieci anni. Che di quante pistole ha dicono nella chat. Sì, ma poi, tra l'altro, scusate, ma come se il character design nuovo non fosse meglio di quello vecchio, eh. Fra l'altro, cioè, è molto più bello, molto più figo, molto più moderno. Rispecchia molto meglio, comunque, i tempi di oggi rispetto a quanto potrebbe mai farlo quello degli anni 90. Che per carità era figo anche quello, però, cioè, è passato, ragazzi, è vecchio. Già giù il fantomatico professionista di computer grafica mi ha detto, mi ha detto, beh. Effettivamente hanno fatto questi capelli perché non solo non avevano tempo. Ma perché erano no, budget per il budget più difficili da fare. Ci faccio. Ci faccio... Ma stai sì. scherzando? Ma dei capelli sparati poligonali è più... sono più difficili da fare di che un ciuffo. Che non si muove. Un ciuffo che si muove tutto il tempo. Ma, ma stai. <ride> Ma no, questo è vero, c'è cioè, veramente volersi aggrappare su qualsiasi cosa, no? Veramente. Cioè, come, si, come, si fa? come si fa? No, perché questi sono progetti fatti in due secondi, eh. ci mettono proprio due minuti, che già da un animatore di CGI è proprio un'affermazione che non ha senso, perché come eh, la ma... fai? La CGI in due minuti. Ma poi, basta andare a legge, ci hanno messo un anno e mezzo per fare l'animazione, 5 per fare i concept. Cioè... No, Cioè veramente sembra che la gente proprio si de debba dire le cose per forza, senza però poi, cioè magari questo manco l'ha visto, Trigan, manco ha visto i design. Perché poi fai, vai a vedere i cosi, no? Eh, sono usciti i design sheet, no? Cioè proprio tutti i settei pubblicati da Orange. Cioè sono bellissimi i cosi concept del design eh, di Vash, Ci sono di l'altro. Sì, sì, tutti, tutti quelli disegnati su cui poi dopo hanno fatto la modellazione, no? Sono bellissimi E quelli in computer grafica sono identici Cioè, ti, cioè non, una cosa per dire di cui eh, uno si può lamentare Io mi lamento spesso, no, non c'entra con gli anime in questo caso no, Ma una cosa di cui mi lamento spesso dei giochi di Pokémon Soprattutto nelle ultime generazioni È che se tu prendi l'Artwork 2D E poi prendi il modello, 2D, il modello 3D La differenza è enorme Perché i modelli 3D fanno schifo Rispetto agli artwork, io per dire, mi ero visto l'ultima evoluzione del mio starter d'erba come modello 3D e mi aveva fatto cagare, poi ho visto l'artwork 2D e ho fatto cazzo ma veramente è così figo quando è disegnato e non fatto, perché quella computer grafica fa cagare, ma se tu hai un modello 3D che è identico al modello, al, alla base 2D, di cosa ti puoi lamentare? Cioè, è quello che non capisco. E il punto è che come design sono fighissimi. Cioè, il design di Vash è veramente figo e soprattutto è straespressivo, perché poi nel setteo ovviamente, si vedono anche tutte le varie espressioni di stupore, di rabbia. Sono bellissime. Sono bellissime. Mi sì, ricordo che l'avevano fatte vedere all'anime New York uh, Convention, penso si chiami, e erano rimasti tutti molto stupefatti, soprattutto dall'espressione in cui piange. Che sono molto trovo. umane, tutte quante. Vabbè, io direi che comunque possiamo passare avanti rispetto a Treg, ora allora cioè, se prende questi sette lì guardiamo, eh, e... intanto li cerco. Il eh, che non mi ricordo il tag dello Studio Orange. Eh. Aspetta, cerco su Anime News Network. Ah no, guarda, anche queste piccole cose in realtà lo vendono un cartone bellissimo da vedere, perché ha tantissimi piccoli dettagli che magari alla prima visione si perde. Infatti il primo episodio me lo sono visto due volte, il secondo ancora me lo devo rivedere, però anche quello molto molto bello, molto più caotico, molto più action rispetto al primo. Eh, magari ci si può lamentare lì del fatto che quei due personaggi hanno meno screen time di quando li potevi aspettare, meno forza, però... La ma, ma anche lì, cioè io ripenso che quella comunque era una puntata della serie storica. no? C'era proprio l'episodio lì. Non me lo ricordavo così. Cioè, il senso era molto più pesante come puntata rispetto invece a come è stato lì. Perché facendo tagli e cuci, mettendoci altre cose, mettendoci altre parti, l'episodio. La parte con loro, appunto, è più corta rispetto a come era tutto l'episodione. Funziona molto meglio. Perché è tutto più veloce, tutto più rapido, tutto più immediato. Questo non lo so, Giorgio, perché comunque io quella presentezza non ce l'ho mai avvertita. Sì, Vabbè, comunque non è lenta come serie per, per nulla, quindi non lo so. Per me il grande, grande problema del... io l'ho sempre sentito pesante da vedere Trigan. Eh. Per me il grandissimo problema oh. dell'anime degli anni 90 era, era Vash stesso, però per il resto mi era sempre piaciuta assai. Vabbè, la tua decisione eh, ho, trovato il, ho trovato il Twitter, ora arrivarli a, a trovarli settei. Mi scrivevi Dragon's Abyss settei, secondo me tu usciva. Dici? Eh, stavano su i network pure. Cioè, mi ricordo male. Ah, sì? Beh, eh, sarebbe strano so che... che non la mettesse... No, che avevano fatto l'intervista esclusiva quando erano venuti in America. Vabbè, cerco lì, allora. No vabbè e eh, io Nier il primo episodio bellissimo un capolavoro, secondo proprio una minchiata una eh, cacata pazzesca eh perché è diverso rispetto al videogioco no? eh, eh certo io quello cercavo da, dall'anime che fosse proprio uguale al videogioco non solo nel, nella storia ma anche proprio delle scene eh, di, certo. di, di la computer grafica e la cosa bella cioè, è che è sono, tutto... sono identiche eh. sono comunque fatte peggio nonostante siano uscite 5 anni dopo o, o più di più perché è del 2017 <ride> mi pare il gioco che poi a posteriori ragionandoci un po' io non ho già giocato però me lo sono letto su wikipedia quindi più o meno <ride> ho un'idea de del gioco e ragionandoci è comunque una scelta coerente con l'identità del gioco perché è come se fosse un loop, no? Quindi tu fai partire anche l'anime dallo stesso punto, quasi con la stessa idea visiva proprio. Però il fatto è che comunque fa cagare <ride> sullo schermo. <ride> cioè comunque ah, è cio. merda da vedere. Ah, e è infatti, brutto. Ma più che altro perché poi l'effect animation e la character animation... Non c'è un cazzo, cazzo, cazzo con tutto il resto, che è quello che dicevo io: di proprio, capito? Cioè, comunque di buon livello, infatti, il secondo episodio lo conferma che lì eh. il lavoro fatto è abbastanza buono. C'è tutta Ma... quella scena della camminata del, del robottino che è meravigliosa, ragazzi, bellissima. Ma infatti, io quello dicevo: cioè quello che mi fa incazzare è che per essere fedeli al coso, per essere fedeli al videogioco, è uscito una merda. Poi vai nel contenuto che non ci incastra cazzo ed è bellissimo. Perché comunque il secondo episodio è veramente bello. Però, eh, ma eh, tanto il primo episodio ci piace perché è fedele al gioco. Eh? Cioè, ma l'hai visto? Cioè, lei sfonda la finestra nello stesso modo. E poi fa quel movimento di macchina terrificante per rivelare il corpo. Che chiaramente in CG viene bene perché è tutto fatto in quel modo. Il composting non ce l'hai da fallo e quindi viene tutto bene. Invece quell'altro, cioè, sto corpo 2D fatto... Discretamente, comunque bene. Ma sta macchina che si muove a cazzo. La roba che non è integrata per niente fa schifo. Cioè. Ho trovato... Quando Isabel, gli accetti hanno che... veramente... Io volevo chiudere lì la Dai. televisione e non guardarlo Dai, scu la, scusa, la, la, sc la scena dove c'è la, la cosa, no? La, il, il braccio meccanico con la, con la rondella che piglia fuoco e si vede l'effetto del fuoco che è vomitevole. <ride> la rondella che sembra un plasticoso di un sì. gioco PlayStation 2 e poi di fronte è 2B disegnata. <ride> Dai, è osceno, è imbarazzante. Io non l'ho ancora visto. Date belle, belle comunque. Eh, Paolo, ci fai tante belle risate. Ah, ma io ho, come, io ho giocato il gioco. Io ho giocato il gioco. Penso che mi incazzerò. Capi? Vi metto il. Link perché poi fatto, uno no? pensa, ah no, ma gliel'hanno fatti direttamente in quella maniera. Perché uno non deve vedere prima come appunto diceva Paolo prima. È più funzionale all'animazione e ti dà meno scazzi. Capi? Però oh, veramente, veramente fighissimi, veramente, veramente fighissimi. Ma proprio un mm. pull di espressività elevatissimo. Sì, che io avevo già tolto in realtà, non so perché si <ride> vede ancora lì, però vabbè. E sarebbe e da vedere i settei di Nier a questo punto. Eh, quelli del gioco. <ride> C'hai il co <ride> yeah, Vuoi vedere i settei? Te, pigliati il gioco per PS4. <ride> No ma che poi infatti quello che mi fa incazzare ancora di più è che la parte 2D del primo episodio è, cioè è fatta bene comunque C'è la, la sequenza d'azione dove tu tira fuori la spada e ammazza i robottini che comunque è fatta bene I design in sé i personaggi a me piacciono tantissimo Il problema è che poi vedo quel design in 2D molto bello, grazioso ma anche abbastanza complicato Perché comunque è pieno di, di, di baveri, di, di tessuto e robe e poi su questi cazzo di esoscheletri in 3D che siamo fatti col Playmobil... E capisci che plastina. vomito E quello, Mi pareva di vedere un... i cartoni con i stop motion con la plastica. Ma, po ma poi il problema non soltanto per il modello in sé, per i colori, per come è tutto renderizzato. Cioè, veramente l'ambientazione. L'ambientazione è grigio e, 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 e ruggine praticamente. È soltanto quello che ci sta perché comunque il setting è proprio quello. Il problema è che poi, anche a livello di saturazione, 2B e 9S sono molto più luminosi rispetto a tutto il resto. E quindi quando vedi li. Immagine frontale, cioè sto cazzo di 2D spiattellato lì come se tu c'essi il cell sopra, e poi sotto tutto il resto per i cazzi suoi. Sì, sì Nel secondo episodio la differenza si nota ancora di più, perché Capito. poi. Pieno di calore a livello di colori, e certo. quindi non riesce a capire anche lo shift da quel grigio opprimente alla natura a tutto questo. Sì, sì. Ma, ma... E poi, fra l'altro, c'è cioè, per dire una cosa di cui magari ogni tanto si sente dire che con la computer grafica non riescono bene a esprimere le emozioni. La caratteristica, cioè la parte con i robottini, quando quello gli dà l'annaffiatoio e quelli lo sollevano e saltellano, cioè, è una bomba. Però eh, sì, poi, sì, giustamente. Sì, ma ce ne sono diverse in realtà di parti belle. Anche nel primo episodio, quando per esempio fanno Esplode la navona all'inizio, è tutta quell'effect animation dell'esplosione meravigliosa. Sì, con i, col... i, i laser i laser sono molto belli. Eh, peccato che siano sopra dei modelli 3D che cozzano un casino. Che eh... tu non capisci da dove parte il laser. Cioè c'è la parte dove si vede palesemente l'effetto 2D con sotto l'esoscheletro, lo... e tu non capisci da dove lo sta sparando. Perché è sopra. Cioè... Metto le immagini così si capisce di cosa parliamo. Eh, magari ah, ah, entra, vabbè, non aspetta, lo sai. Hai, hai ragione. Aspetta, metti, quel, metti qualcosa dell'anime per favore, dai. Non un sette. Ah, Questo è le... dell'anime, no? Ah, de... no? Non penso, <ride> <ride> non penso, non penso proprio. <ride> Anche ah, perché sta protofrenia ancora non l'abbiamo vista. quindi Eh, eh sì, si. Eh, alla fine. E tu. A La vedrete dopo, mi sa. Anzi, sì, a due. La cioè, già, dopo, da qui, già da lì si vede. Già da lì si vede, eh? dall'immagine accanto lo vedi. eh sì, sì, non... proprio su due colorazioni diverse. il pod è tutto mega sì. grigio. Guarda, guarda l'immagine a fianco, no, quella, no. quella con lo scuro nero, cioè dai. Vabbè, eh, sa, sa... La fotografia per il pod non esiste. Capì, lei, lei, <ride> lei, lei vola sul nulla, cioè, lei, lei, lei vola sul nulla e poi c'è quel coso lì appiazzato. Vedi se becchi, vai su se trovi direttamente lo screenshot de del mostrone metallico brutto, No. Vai su vai su apri il nostro Instagram, tanto ci sono nel post, se si vede, almeno ci facciamo sì, anche ma... pubblicità. Ah, in Io ho condiviso un'altra scheda, quindi non si vede il nostro Instagram. Ah. Vabbè, scusami, non puoi cambiare devo, la scheda, non puoi devo rifare, la scheda. Eh sì, devo, rifa devo rifare la condivisione. Un attimo. Quindi va a prendere. Dove l'hai messo. Eccolo qua. No. Tu cazzo hai scuse. La cosa? Eh no, porca te la devo accedere con Facebook. Vabbè, lascia perdere, non importa, lascia stare, va bene, uguale, va bene questa. Ah, e... Scusa, faccio così. Ma anche perché, gioia già Uscirà, no, non esci. No, <ride> vabbè. <ride> Ah, aspetta, 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 Fai un altra... aspetta facciamo un'altra cosa. Ehm, qualcuno, ci mandate in, in chat il link, quello del video comparazione del primo episodio fra la parte anime e la parte del videogioco, che erano identiche. Guardalo com'è bello, aspetta. Guarda lì. <ride> Guarda com'è bello. Eh, non mo'. Cioè, sì. poi, eh, ma, eh, ma ti lamenti di tutto? Eh, la computer no, non è, la... è il compositing che è una merda, non è soltanto la computer no, Perché ma... quelli stanno volando lì nel mezzo. No, non c'è proprio integration, eh, proprio integrazione zero. Sono, sono sollevati rispetto anche al pavimento su cui sono seduti. Cioè, guardate la luce che colpisce solo la protagonista, ma non colpisce nient'altro. Oppure. Questo è il gioco. Vabbè, questo, questo, è, questo, è il gioco. questo è il ah, gioco. Mi sembrava l'anima. Allora, la <ride> <è l 'unico. ride> <ride> okay, questo è il gioco. sì. Okay, è, il gioco. Sì, cioè, sì, è, un, pe è un peccato perché, appunto, cioè, la gente ha visto quel primo episodio e l'ha lodato tantissimo perché è strafedele al videogioco quando l'episodio era una merda di per sé. Sì, e okay, poi, no. cioè, dove l'hai vista? Ste lodi? Su Reddit, su Facebook. No, ci sono. Rupi, ci sono. Cosa... No, no, a pieno io ho visto, visto solo critiche non No, no, che no, arrivato da sta roba no, no, io, tu, io tutti, tutti l'ho sfatto perché appunto Tutti i commenti che ho visto Era tutta gente che era contentissima Perché è così fedele E tutta gente dice Sì vabbè c'è cioè, sì la computer grafica eh, Però c'è cioè, cazzo hanno reso Perfettamente il coso di ni Cioè dai su, boh, Sì io... Non pensavo sia arrivato a sto livello, eh, no, no, è per quello che mi sono cazzato, perché poi me che me ne frega, di no, però cazzo, legge sempre ovunque che se una cosa è fedele, allora automaticamente è bella, mentre le cose che non sono fedeli automaticamente sono brutte, ti fa un po' rompere il cazzo, cioè... Boh, sì, sì, direi di sì. Allora io adesso tiro fuori questo e devo dire che... Uh, no, 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 non tocco la Non tocco la revenge ah non l'ho ancora visto questo ma perché no non, non, non esiste non esiste proprio eh no scrivi ok eccolo come non, non era il plurale era solo Revenger non l'ho ancora visto questo ah ecco di questo di qua ero molto curioso perché io come al solito con gli storici c'ho sempre questa doppia valenza se guardarlo o non eh. guardarlo non l'avete ancora visto? Nessuno di voi due? Eh? No. no, sono l'unico che l'ha visto. Eh, diciamo che è ancora uno Buggi che può fare il cospedio coci oggi Gesù Bambino <ride> di nuovo. Perché il primo episodio, vabbè, dici: storia di vendetta classica. Sto tipo che sostanzialmente viene imbrogliato dal suo padrone che gli fa uccidere eh, prima il mi pare il cognato, il, il padre di, 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 di sua, della sua fidanzata. E poi uh, lo uh, praticamente lo incastra per, uh, per varie cose. Perché il capo, il suo, il suo padrone, doveva gestire un traffico di oppio e non voleva essere scavato. E classico. allora lui uh, viene quasi ucciso, però viene salvato da uh, questo tipo che è un Rivengo, ovvero un factotum, uno che gli danno i soldi e fa qualsiasi cosa che è capace di fare. Okay. E che però. Nel frattempo gestisce anche un'altra attività che è quella dei Revenger, ovvero persone che prendono magari uh, l'ultimo afflato di vita di una persona, l'ultimo desiderio di vendicarsi di qualcuno e portano a termine la missione e si vendicano di quella okay. persona. E quindi lui entra all'interno di questo sistema. Poi, nella seconda puntata, come Revenger, il problema è che. La prima puntata, vabbè, normale, non ti fai troppe domande. C'è questo tipo che prima di uccidere uh, l'obiettivo recita l'Ave Maria e poi gli mette in faccia un foglio pieno d'oro, però non ti fai troppe domande. Uh, nel secondo, il problema è che c'è il dilemma del protagonista, cioè il dilemma esistenziale del io ormai ho perso tutto, la mia fidanzata si è ammazzata perché si è suicida alla fine del primo episodio uh, e quindi non ho più niente. Che cosa faccio? Vado con questi? Sì, si risolve in due minuti il dilemma <ride> esistenziale. Due ah. minuti netti. Con lui che nella scena dopo è vestito di tutto punto con uh, un vestito super figo e delle scarpe tipo quelle lì che premi e ci es escono le ruote. Solo che qui escono degli speroni, tipo i tacchetti de de delle scarpe da calcio. E come le usa lui? Salta tipo tre metri da una balconata. Eh, fa uscire fuori gli speroni e si aggrappa slitta sulla no 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 slitta sul cemento atterrando e taglia la testa all'obiettivo e io l'ho chiesto ma va preso come se le trash oh, e pre... so, non lo so non lo so Me lo so è un euro buci quindi potrebbe essere allora, io non so cosa lui abbia in mente, ma a un certo punto la parte 3 scomparirà, farà tipo un drammone di quelli incredibili, assurdi. Qualcun altro Qualche... muore? Vabbè, sai, in una storia che si chiama Revenger, penso che muoia un sacco di gente, eh, Paolo. No, qualcun altro delle per... dei personaggi principali muore. Basta Tokyo Revenge. Sì, 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 molto probabile. Ma c'hanno già tutte le red flag proprio addosso. Ah, ottimo. si siedete da un chilometro. Al massimo, l'unico che potrebbe non morire è lui. Che poi è il tipo che dà il lavoro a tutti gli altri, il capo. Perché secondo me c'è qualcosa sotto. Ok. Mm. Non lo so. se sembra... riesco a fare le scarpe. Mi sembra... No. Sembra un po' una non merda, non merda raccontato così, eh. Ma perché escono le scarpe Tokyo <ride> <a> Revenge così? <ride> non sta cagando nessuno, sto Revenge. Ah, oh, poi a livello tecnico non è male, alla fine è abbastanza credibile da vedere, però diciamo la sceneggiatura per adesso non è nulla, cioè sostanzialmente nei, eh... di, nei episodi hanno preso delle missioni e sono andati a vendicarsi i tipi. che è successo? Il tipo che recita l'Ave Maria è quello che ha un tatuaggio della letteralmente della Madonna sulla schiena. Sì, 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 è lui, è lui. Il bianco, cioè, quello che Proprio si inginocchia e fa eh, Santa Maria piena di grazia, allora, eh, io... aiutaci... I Italo. Io penso di aver già capito Come va interpretato questo cartone eh, Sinceramente <ride> penso, che, penso che vada interpretato in maniera trash Sinceramente eh, che giù Sono quei due momenti Cioè poi il vesto è Si prende tremendamente sul serio capì? Cioè, Inizia con, uno, con lui che ammazza Il cognato Esce tutto il sangue Comunque si vede anche uh, La maturità della rappresentazione Il problema è che poi ci sono se, se Due scene alla fine che poi no, in realtà lui l'avemaria lo fa sempre immagino lo farà sempre perché l'ha già fatto in tutti e due gli episodi no, spero che non utilizzi sempre quelle cazzo di scarpe perché cioè, io proprio non capisco neanche come funziona perché lui proprio slitta slitta cioè, io, come fanno oh, a far trito ton... degli speroni di ferro uh, sul, anche, su, perché sul anche perché normalmente i tacchetti li metti apposta per non sfivolare quindi, eh, dici. però dici <ride> là sull'erba quindi magari, però, boh, eh, il marmo che chiedo... boh, non lo so... Non boh, va bene. Sono molto in confusione. <ride> <ride> Sembra proprio una merda, porca miseria. Eh vabbè, eh, purtroppo Urobuchi ormai solo Thunder Fantasy il Silvestro. Però, però adesso ho, ho deciso quale tatuaggio farmi al compimento dei 30 anni. La Madonna di, di Guadalupe. Bravo, <ride> bravo. Uguali lebbi ve lo faccio. <ride> Bello a tutta schiena. <ride> Allora, speriamo non speriamo poi, lo veda cazzo. Perché quello lo fa per davvero. il tatuaggio del genere. Passiamo a questo. Forse Paolo l'ha visto. Io ho visto i più episodi finora. E no, devo dire si. che, per quelle che sono suoi video, questo è quello lì. della, della tipa sì. che finisce nell'altro modo, deve fare 80.000. Sì. Sì, 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 perché... sì, la chiamiamo l'Isekai degli Stonks. In realtà, finora devo dire la verità, l'ho trovato abbastanza carino. Più che altro perché è molto tranquillo, molto dolce anche su certe cose. Eh, perché si capisce dall'inizio che lei ha perso i genitori e il fratello. Ha perso okay. tutti quanti nel suo mondo d'appartenenza, non si sa ancora come. E si capisce anche che era molto legata al fratello. Perché poi, quando finisce nell'Isekai, eh, lo, lo vede dappertutto, cioè se lo immagina come una voce guida, come se fosse il grillo okay. parlante di Pinocchio. E questo elemento qui diciamo mi ha aiutato un po' a sopportare i classici cliché, però bene o male come storia finora è molto tenera, molto tranquilla e anche molto uh, votata all'integrazione, perché si fa subito il discorso della lingua differente uh, con loro che cercano di capirsi attraverso i gesti, uh, facendo vedere a che cosa si riferiscono, eccetera. E sapete, sono tutti elementi che alla fine mi rendono più semplice il vero i segai soprattutto se declinati in questa maniera con un minimo di attenzione perlomeno non sono buttati lì come in tantissimi altri secai moderni dove devi solo far vedere sta cosa ma poi tipo nel secondo episodio già sa parlare benissimo la lingua oppure si capiscono lo stesso nonostante siano due lingue completamente diverse qui ci mette un po per esempio a capire un attimo mm -hmm. Ma questo sembrava divertente dal trailer, cioè non l'avevo preso magari più come una serie comica. Almeno per come veniva presentato nella visuale, per il concept. Sì, sì, c'è molta commedia, c'è molta commedia. però c'è anche quel lato un po' più tenero con lei che si ricorda dei genitori. Poi sono gli episodi giustamente, non lo so, stanno dicendo che è imbecille, eccetera. <ride> eh, boh, Angelo, quando si ricorda i genitori morti, a me un po' di dolcezza mi è entrata nel corpo. Perché comunque si fa vedere che lei nel mondo precedente ormai non aveva più nulla, mm. e anche a scuola non andava bene, mentre prima invece è una delle top della classe, eh, aveva fallito l'esame per entrare all'università. In, in realtà ci sono delle cose carine, poi giustamente bisogna vedere sempre come prosegue. Mm -hmm. mm -hmm. Va bene. Questo comunque lo volevo cominciare appena c'è un attimo di tempo. Non lo so, io lo guarderò solo perché è un Isekai, non per altro. No, penso che a te piaccia Paolo poi alla fine? Eh. Proprio una sì, di quelle cose sì. che ti detto, secondo me... Eh, sono sicuro. Perché altre io... Allora... allora. Finora? Eh, amore, ma mi a Cioè Paolo ha iniziato proprio un cazzo, scusatemi. No. Ma, eh... Io ho visto... Io ho visto Buddy Daddy. Eh, allora... E... Sì, avevo eh, quello ho visto. A posto. Quello l'ho visto. Carino, <ride> anche se per me si... Sì, cioè, sì, sì, uh riassume perfettamente con lo screenshot che ho postato questa mattina delle storie di, di Instagram con eh, che, che rottura di coglioni la bambina ecco, ok ok pensavo fossi impazzito no no no, tranquillo eh, È cioè, bella. No, allora, il, pri cioè, il primo episodio è stato anche divertente anche se eh, io lo so che si diceva anche giusto l'altro giorno quando abbiamo fatto la live su il thriller i misteri gialli eccetera che non dovremmo focalizzarci su Aspetti, cose, piccole sciocchezze. Ma a me il fatto che la cazzarola quello c'ha la sicurezza del palazzone, quelli hanno la sicurezza incredibile. Che gli controlla la torta, gli fa lo scanner e tutto quanto. Non va a controllare se c'è niente nel carrello sotto coperto dal telo. Lì un po' mi sono cazzato, sinceramente. Ma a parte quello, cioè il primo episodio è stato molto divertente, colorato, simpatico. I personaggi sono molto già molto carismatici, comunque. Problema è poi il secondo episodio che si vede tutta la bambina che scarta i coglioni come soltanto i bambini sanno fare, e lì lo, è stata pesante. Anche se ho, ho riso quando hanno giocato a nascondino con la pistola, sinceramente. A me è piaciuto lui, basta l'assassino. <ride> Sì, alla fine mi ha divertito anche, per carità, però veramente un'assenza di carisma totale. Poi la bambina, alla fine, ha delle ottime battute, secondo me. Però è proprio la classica bambina di questo tipo di serie che deve funzionare da elemento di disturbo e basta. Poi non ha una personalità sua, non ha un vero e proprio carisma, come anche l'altro tipo, che è veramente una mazzata sui coglioni costante. Proprio il personaggio è il personaggio è per eccellenza, quello che deve esserlo per forza a tutti i costi. Mentre invece l'altro bene o male un minimo di personalità ce l'ha, poi sì, anche tanto stereotipata se vogliamo, però i momenti in cui per esempio si incazza con lui perché si è dimenticato di darle il latte, ci stanno, sono, sono molto carini. Sì, più che altro secondo me cioè, è vero quello che dici su uh, Ray, mi pare sia che l'altro, però secondo me lo stempra il modo stupido in cui poi effettivamente fa le cose in azione, cioè hai visto soltanto la prima puntata o anche la seconda? No, ho visto solo la prima Però anche mm. quello, capì È un, quasi un elemento tipico di questi personaggi Per dargli quel minimo di Relatibilità con le persone Cioè Sì, vabbè, ma cioè, non è assolutamente un personaggio Con cui tu devi metterti in relazione Cioè, gli kikomori sì, sì, no. eh, Cioè che, che poi no, è un dico... assassino, prodigio e quant'altro. Però, cioè, nel senso, secondo me, come a livello almeno di chimica funziona. Cioè, è una coppia abbastanza comprovata. Sì, sì, no? Sì, sì, dico è che proprio mi ha annoiato quel tipo di modello ormai. Ah ok Ma sì, so, sì. Stane, sì, sì. Ce la loro due stanno insieme. No, sono. No, 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 sono. Non, non l'hanno ancora spiegata la relazione che c'è tra di loro che convivono. In qualche modo. Eh. Sono colleghi che convivono okay, fondamentalmente. Okay. No, anzi, il biondo è il classico donnaiolo. Quell'altro invece è un nerdone, i Kikomori Avrebbero potuto fare una cosa più bellina, però vabbè, ok Sì, che quelli erano una coppia omosessuale che trovano la figliola e roba così Ma non penso neanche ci fosse l'interesse in realtà nel... No vabbè, figurati Ci possa essere l'interesse nel toccare l'aspetto Semplicemente hanno preso due personalità, gli antipodi, li hanno messi insieme per fare le missioni in Più ci hanno schiaffato dentro la bimba come elemento di caos, e di fastidio perché poi loro, cioè lo vedi, sono una coppia di... ora non si è ben capito di che tipo di sicari siano, perché comunque fanno missioni di assassinio e altre cose, e che sono potentissimi quando vanno a fare i piani e tutto quanto, però appunto cioè, sono, sono proprio scombinati, no? C'è cioè, uno che è estroverso, va a foggio, ha azzardo, spicciato, e quella... quell'altro invece chiuso in casa, recluso, che gioca ai videogiochi, so. proprio gli esatti opposti che li metti insieme per lavorare. Cioè, sì. cioè comunque quello che dicevi è proprio classicissimo, comunque come pairing e poi appunto come situazione in sé. Però secondo me comunque con... cioè, è, è divertente il, il contesto. Cioè, nel senso, io mi sono divertito comunque a guardare le prime due puntate e vedere appunto come poi il piano geniale pensato dal biondo viene sminchiato da sta bimba del cazzo. So, quelle sorelle tranquille, e divertenti, che ti vedi così a tempo perso, nel senso, non mi aspetto sinceramente che grandi sì. exploit. No, Io no. quello che temo da una serie del genere, da come state parlando, è che a un certo punto diventi estremamente ripetitiva e vi rompa il cazzo. Eh, capi Mm -hmm. Cioè, a me è quel il problema. Perché nel momento in cui tu inserisci una parte di carisma molto forte, una personalità preponderante, la ripetitività, io la soffro di meno. Quando invece mi sembra di vedere qualcosa che mm -hmm. bene o male ha già esaurito le cose che mi può dire, è la ripetitività la soffro tantissimo, mm -hmm. soprattutto perché poi a me. Infatti, si interessava per l'idea di riprendere il modello del Bad Movie anche solo alla lontana, un po' Arma Letale. Tutti quei film che comunque hanno composto un po' il mio concetto di action, se vogliamo. Mm. E qui mi ci manca proprio la personalità, che era un elemento fortissimo dei Bad Movie, che erano dei semplicissimi film d'azione polizieschi, come se ne trovano a milioni, però con dei personaggi molto forti che mm. appunto facevano poi tutto il film su sì. quest'Armageddon ne ha avuto sei perché comunque erano molto carismatici certo sì, sì, sì. comunque c'era Gab che diceva partendo dal presupposto che i confronti sono inutili quali sono questi enormi parallelismi con Spy Femme di cui tutti decantano il fatto che c'è la bambina che rompe il cazzo finiti sì, i parallelismi loro... con Spy Family sono mezzi menzi... spie mezzi cioè devono no, fare man... delle cose che ricordano quelle di Spy Family okay. ma, ma che poi che poi fa altro po come co e che poi come concept è diversissimo perché c'è cioè in Spy Family la cosa simpatica è che Lu Lloyd non sa chi è Yor Yor non sa chi è Lloyd come in co Mr. e Mrs. Smith fondamentalmente qui invece cioè, loro lavorano insieme quindi cioè, non c'è nemmeno certo. quella come tipologia di progresso però scusami non è sì e uno è biondo e l'altro ha i capelli neri come Yor e Lloyd e come Mister... Yor e Lloyd Mister e Mrs. Smith lo sanno che sono spie tutte e due. Si sparano. No, non lo scopriamo dopo. Vabbè, il film comincia con loro che si sparano. Sì, vabbè, ma quello è un flash forward. Ok, non lo scopriamo dopo, eh, vabbè, male, infatti. Cioè Loro vivono insieme senza saperlo. Sì, cioè, il, il film comincia con la parte finale. Cioè già loro lo sanno. Un po' diverso. Dobbiamo risolvere questo fatto. Oh, ci sta che mi ricordo male, eh? l'ho visto trilioni di anni fa. Eh, vedi che mm. loro si va sono là dal, dallo psicologo e poi parte il flashback, sì. Eh, non lo sapevano però. E entrambi ignorano la doppia vita condotta dal coniuge. Eh, mi, ricor mi, ricor mi ricordavo bene allora. E sì, Vabbè, ah, eh, ma il, flash per... il film, il flashback, <ride> cioè, scusi. Sì, 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 sì. Me lo devo riguardare un bel film. E infatti mi, ric mi ricordavo bene. Sì, molto bene. E allora, che cosa ho visto dopo? Un attimo, ah, vabbè, sta cacata. Aspetta. Ah, vabbè, sta cacata. Sch... No, 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 no. Che schifo, Tomocianti, ti prego. No. Un attimino, dai, così cominciamo. Paolo a guardarlo e a unirsi al nostro coro. Ma, ne... ma cioè, pa Paolo lo droppa dopo la prima battuta. Cioè, ma non se non, se non, se non arriva fino a Paolo se lo guarda tutto. No, e no, per, no. per poi tiragli le Madonne sopra. No, no. <ride> Cioè non, è, non, è, non, è, non, è, non è neanche brutto da fare il giro come piace a Paolo è proprio è mediocre solo insulso. Sì, no, è solo un insulto vai 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 che vai vai no, no, vai fuori vai no, è che proprio è che è che anni fa, vai 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 di cui non ce la facciamo più Invece, bene o male, a livello manga, per esempio, aveva avuto un grosso successo proprio, per, proprio perché quel modello all'epoca non si era abbastanza stabilito. Uh, farlo in animazione adesso, per me, è una cosa che. È quasi un autosuicidio, è quasi un autosabotarsi, perché non ce la fai più a leggere un modello del genere e ti sembra proprio brutta come storia, per quanto poi alla fine sia la classica storia di questo tipo, eh, con personaggi che, bene o male, eh, piacciono anche al pubblico otaku e così via. Sì, però il punto è che c'è senso, ho visto come appunto dici tu eh. 46 triliardi di ste cose e Basta. non sono nemmeno abbastanza forti secondo me i personaggi da dire vabbè vado al di là di questo e seguo. Cioè la gag di lei che è una femmina e lui che la tratta come un amico ha rotto il cazzo la seconda volta. Ma e no, tutto il concept eh. è quello. E ma anche gli altri personaggi no. di contorno cioè, non aggiungono niente alla fine almeno... L'episodio che ho visto, non è che aggiungono la gag è sempre la stessa: il fanservice fa schifo, eh, i, i design e tutto il resto, cioè a livello tecnico, è, 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 è proprio la mediocrità incarnata. Ma dimmi una boh, cosa: cioè non ci ha proprio trovato nulla. Lei è il classico tomboy, no? Sì, lei è, le è il tomboy, eh, è il tomboy. Buono. Però ma perché co... mi consideri come un maschio e, e poi gli, gli catro e punta un pugno mascella che lo fa volare nella stratosfera mm, così. E, e fra l'altro cioè, l'unico motivo per cui ti può passare, al di là del carattere ovviamente, nel design, l'unica cosa che ti può far passare è il fatto che è una Boy, perché ha due zinne che arrivano fino all'altra parte dello schermo è il fatto che porta i pantaloncini sotto la gonna ma il punto è che c'è di solito sta, un concept di questo tipo funziona se questo è tanto androgino e il tipo veramente non si rende conto che certo. lei è una femmina Ma lui lo sa che lei è una ragazza e quindi c'è tutto, la, la, la gag e tutto quanto crolla immediatamente cioè, Praticamente lui la misgendera volontariamente è di... Sì ce la tratta no, proprio è... come il suo best bro sì, È che sono amici di infanzia e lei comunque da bambina si comportava come un maschio Quindi l'ha allora... sempre vista come un maschio, capito? Allora, La stronzata di chi no... non ha mai vissuto in vita sua, allora, questi cartoni per me possono funzionare solo in un modo: ovvero che tipo, arrivate tipo al terzo o quarto episodio c'è un grandissimo cambio di rotta. No. E e però immagino appunto che se il manga è andato così <ride> forte non ci sarà mai però, tipo, un cartone del genere a me piacerebbe se nell'effettivo mi raccontasse una storia del tipo all'inizio è così poi grandissimo cambio di rotta e loro due non solo si innamorano ma magari c'è poi una storia d'amore di un determinato tipo ma la, la cosa ancora peggiore è che cioè lui sembra che lo faccia apposta capito perché lui sa che lei è una donna lui è palese che prova dei sentimenti d'amore per lei ma nonostante questo continua a trattarla come un ragazzo per fare dei gag sì, ma capisci che fare la gag misgenderando una persona è altamente poco... Ma non, è, non, è, non, è un non è un discorso di misgenderare... Poi è che questa fondamentalmente... Loro hanno fatto per anni... Nel, nel dojo di Judo e che si picchiano, quindi lei c'è una violenza sovrumana, ammazza tutti e quindi la mettono nel club di Judo maschile perché le femmine le spacca di botte e non ci può stare. Quindi va nel club con i maschi e quindi altre cazzate. Ah, così fa con un maschio. Le altre ragazze la scambiano con un maschio e poi vedono che c'ha le tette enormi. Ah, ma lui è una ragazza. <ride> Oggi è, cioè, poi... questo è il tipo polo. di comicità. Cioè. È uno John un eh. Cioè non eh. manca un manga normale, quindi quelle cose proprio non cioè, si poteva aspettare per nulla. Cioè non, è un, cioè non è proprio un discorso di genere, anche perché proprio si vede che lei è una femmina e lui lo sa, e lei la, lui la tratta, come... soltanto che poi ci sono quei momenti in cui appunto c'è cioè, tipo, eh, non lo so, gli eh, dà il pugno come si fa con l'amico perché sono abituati a far così fino a quando erano piccini, è un riflesso incondizionato. E lei ci sta male perché lei è una ragazza e quindi mostra la sua femminità tirandogli un pugno mandandolo su Marte. Ma allora, cioè... mi, mi, mi sono rotto il cazzo solamente <ride> al pensiero <ride> della scena. Capito. Eh. Anche perché, fra l'altro, cioè, l'episodio inizia letteralmente con lei che si dichiara lui. Quindi poi nemmeno sì. dici che è fraintendibile, lui non ha capito. No, no, c'è cioè proprio lei che gli dice tu mi piaci e lui che gli risponde anche tu mi piaci bro. Oh Gesù si sì, è proprio una roba stupidissima, che proprio ti fa capire come l'autore non abbia mai vissuto in vita sua, non abbia mai. Cioè capito. Come fa a funzionare una roba del genere? Anche proprio a livello comico banalmente Perché nel momento in cui cade la sospensione dell'incredulità, fa un culo commedia. media Poi sì come diceva Sephiroth C'è un po' di brio Diciamo Più che altro perché è molto esercitato Come tono è sempre molto sopra le righe Ma che ci fai Nel momento in cui poi Il resto è nulla assoluto Cioè non, non ridi non piangi non, non ti scaturisce nessuna emozione Vera e propria al massimo un sorrisetto sì, io sei frustatissimo Io ne ho fatto, ne ho fatto mezzo. E fra l'altro per la cosa? Per l'amica di loro che ti dice poi che lei era stata con lui. e mazzi sì, che anche lei è stereotipatissimo personaggio oscuro che trama, li mette contro, li mette con. Fa così, fa cosa. Però, cioè, una mezza battuta quando quell'altro gli offre l'ombrello alla sua figlia e se ne va via, lasciandolo lì sotto l'acqua. Me la so fatta. Però, c'è. Cioè, è una merda, sto cartone, veramente. Cioè, merda, è esagerato naturalmente. Sì. Ma è sì, davvero che ha... brutto. Esso, cioè, è che sì, il problema non, è, che... Più è che non ha niente da fine nemmeno da un punto di vista tecnico, perché poi è veramente è una produzione super mediocre. E che non c'è anim... animazione se non due o tre pugni. E le, 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 è tutto, tutto fermo. Cioè, boh, cioè, non, non, non capisco perché uno dovrebbe perché dovrei vederlo. Eh, perché ti piacciono questo tipo di cose, fa parte di quel pubblico e non ti stancherai mai di guardarle. Eh, anche forse, quello mi si sono stancati. Problema... anch'io Eh, noi ormai ci siamo veramente rotti i coglioni, anche per questo la consideriamo merda, perché veramente basta. Certe cose non hanno più nulla da dire dal 1988, che ne erano neanche nate. <ride> Eh. Sì, ma perché poi magari cioè se questo te lo leggi tipo appunto come io un coma strisce eh, due o tre strisce una settimana ci stacca e di settimana la strappi ma che sono 20 minuti di puntata in cui la gag è sempre quella e questo è il problema Sì, infatti cioè non è adatta alla seriale televisiva va bene dai Vabbè, ragazzi sono le 4 io sono l'ultimo dai vai, dai l'ultimo facciamo veloce veloce ah. un po mo? Guardatevi I... le ragazzine che fanno Judo, so sono adorabili, oggi oh, su bambino. Madonna, quella che viso è terrificante, madonna mia. Sì Anche da design. guardare non è proprio bellissimo. Però io mi sono divertito per favore, questo character Vabbè. design. Ma, queste sono le cose schifo. che piac Possono piacere a Italo. Sì, perché infatti. ci sono no, mi più sport. Guarda <ride> è bellina, mamma mia, Italo. Che okay. Che le cose fai... proprio super rotonde che piacciono a me guarda oh, qua che guacciotte ah, ti, ti, ah, ti ah ti st gusti. stai facendo body shaming italo stai facendo no, body shaming lo sto lodando, io lo sto facendo dicendo che fanno schifo fra l'altro scusate ma nella, nella seconda riga terza immagine da lontano stai... oh, <ride> <Ma è vero. ride> sembrava no. mura che però <ride> si è mangiata madoka scusate <ride> <ride> ecco il buon scenico. Eh, bravo. bravo Paolo. Bravo. Ma in realtà è, è magra se vedi, è solo la faccia che è bella piena. <ride> Oddio esatto. Mi sto hanno soltanto battute che non devo fare. Andi fidiamo, fidiamo vi prego. Andiamo, che con i ponno se ne posso fare milioni di battute. Oh, Va bene, ragazzi, non parliamo di tutto perché non abbiamo eh no. ancora visto tutto. Ma io adesso Beh. vorrò convincere questi due stronzi di venderle una cosa settimanale. Sì, sì, ma era quello che avevamo già detto di fare in realtà. <ride> poi, sai, eh, eh, per due settimane Grazie non siamo riusciti praticamente mai a stare insieme. <ride> io certo. fra l'altro perché poi io ho visto ho visto Nimai ho visto i Nukai ragazzi che merda madonna Pe peggio di quanto mi aspettassi allora, io purtroppo, tu, io purtroppo. ti giuro peggio di quanto mi aspettassi allora ora vi, vi devo confessare una cosa cioè io in questo periodo non ho avuto molto modo di poter mettermi a guardare i cartoni sottotitolati per bene davanti alla televisione però mentre faccio altro per ora ho rivisto 45 puntate di Conan ma come scusa perché... Ok, dalla live del thriller in poi mi è venuto sto pallino e quindi mentre faccio altro, c'ho in sottofondo lui che fa cose. Ma oh, se la cosa bella... Lo voglio solo leggendo? <ride> C'è cioè, un bambino in simbiosi. Quindi no, se... sono partito dal volume... 57, che è stato tipo il primo che ho comprato perché c'era la copertina con Conan che fa il cosplay di Dr. House. Avevo pensato, ah, questo tra dieci anni varrà un sacco. <ride> Cazzo, bro. Va bene, ragazzi. Ci vediamo domani al solito orario. Vi ricordo a tutti di votare ai nostri ATT Awards. Eh, il link in uh, in chat. Ricordo... Domani faremo un'ora e mezza di live su Animae, eh, quindi siateci, mi raccomando, sì, ma... è importante. Di... Vi, vi ricordo no? di votare tutto quello che dovete fare, vi ricordo anche, carissimi ragazzi e ragazze, eh, che domenica al mezzanotte, alle ore 00, saranno chiuse le votazioni e tireremo le somme per quanto riguarda questo... Anno 2022, quindi va bene. Basta. Mm, vi voglio bene. Votate Bocci. Vota no, non votate Bocci. Per favore, non fate vincere Bocci. Tutto meno che Bocci. <ride> per favore, fate vincere l'attacco dei giganti. Ma non Bocci. Okay, aspetta, quale parte? però Final, 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 final season. The final, final, final Fantasy. Final, final se Ciao, basta, giganti, vi prego.